accogliere la persona, ascoltare i problemi e poi, se c'è bisogno e se ci troviamo di fronte a situazioni pericolose, ci sta l'intervento per poter avviare queste persone nelle case protette. Quindi oggi, diciamo, noi abbiamo pensato di fare questo incontro con loro, perché proprio nella piazza, dove delle persone magari si fermano, no? E così vengono informate delle iniziative. Il camper della Polizia di Stato di nuovo in piazza ad Arezzo per ricordare che le forze dell'ordine ci sono ed è possibile uscire dal tunnel della violenza. Vogliamo essere presenti, vogliamo far sapere che la Polizia di Stato e tutte le altre forze dell'ordine con sorelle, unitamente a tutti gli organismi collaterali, come diceva il prefetto poco fa, esistiamo, ci siamo e vogliamo aiutare laddove è necessario a un nuovo inizio per questa persone che sono in questo loop di tragedia che poi diventa un incubo, una spirale verso il basso che, se non viene interrotta, poi può portare alle estreme conseguenze. Quindi ci siamo, fatevi sentire, alzate la voce, trovate il coraggio di partecipare a queste vostre situazioni, perché noi ci siamo. Ma io, da uomo, direi che dovrebbero dare delle pene più severe. Non perché poi alla fine si sente dire in giro che uno fa quello che gli pare, tanto dopo un mese, un anno è fuori commettendo dei crimini veramente orripilanti. Bisogna dare la sicurezza a chi denuncia che qualcosa fai, che mi proteggi, che fai in modo tale che i figli e le mogli che non vengano ammazzate perché io ti lascio. Io ti denuncio, però purtroppo questa, secondo me, ancora è la mentalità maschile italiana, che non si accetta che la donna lascia l'uomo. È una cultura, è un'educazione che va fatta.